Buona giornata, Eleonor. Oggi video per quanto riguarda la fine di Navalny. Allora, vi parlerò come sempre un po' in modo criptico perché certe parole non possono essere appunto accettate nella community, tutte queste robe, insomma, tipo censura, no? Allora. Questo è una scrittura del 23-2, infatti è un quaderno vecchio, adesso ne sto usando un altro. Ne ho terminato già un altro dopo di questo. Allora, parliamo di Navalny. Allora, come sapete ho già pubblicato un video a riguardo, andatelo a cercare, lo troverete. Allora, in questo caso l'ho chiesto a metà scrittura, quindi l'ha disegnato così e dice: non è morto da solo, ma è stato colpito all'improvviso da un personaggio. Questo uomo dice: è stato ucciso su ordine del Pentagono per creare ulteriori crisi tra Occidente e Oriente, che non sto a dire i nomi. Poi dice: questo qui è un uomo giovane e però dice: la guerra non è risentirà, dice, di questo atto, perché probabilmente l'Oriente è stato più furbo e non ha preso la palla al balzo, cioè di quello che stavano per, insomma, portare avanti l'Occidente. Però poi ha disegnato questo che sarebbe, logicamente loro disegnano sempre a grandi linee, il colpevole, dice: la persona che lo ha ucciso è un uomo al soldo, appunto, degli USA. Ha 35 anni e poi dice: per non lasciare tracce, questo uomo verrà eliminato. E poi dice: tutto si è svolto nella sua cella e questo dice per evitare ulteriori coinvolgimenti di persone. È stato colpito alla fronte e alla tempia con un colpo secco. E dice appunto che lui è morto quasi subito. Questa persona probabilmente è stata eliminata, però era al soldo appunto dell'Occidente, perché è successo per incrementare i problemi tra Occidente e Oriente. Questo è quello che è uscito, logicamente, tanto che l'ho scritto e si fa un po' fatica a rileggere perché comunque è tutta una scrittura, essendo automatica, tutta molto seguente e si fa fatica certe volte a rileggere. E questo è quanto.